I diritti fondamentali, la salute, l'istruzione, la casa, sono garantiti a tutti i cittadini, a tutte le persone meglio, da norme costituzionali. Nel momento in cui si introduce una norma come quella sul pareggio di bilancio, che limita l'azione pubblica nella ripartizione delle risorse, si tocca la Costituzione in uno dei suoi nodi fondamentali, cioè la tutela dei diritti fondamentali. Questa iniziativa vorrebbe un po' slegare le mani e dare la voce ai cittadini come è necessario. In questo momento di crisi, di recessione, servirebbero delle politiche espansive. Tra l'altro il pareggio di bilancio, l'austerità, non solo è un disastro da un punto di vista sociale, ma persino continua a peggiorare il rapporto debito-PIL, quindi non funziona neanche per l'unico obiettivo che si è dato. Ci siamo proibiti per Costituzione la possibilità di poter decidere sulla nostra economia, il che è una follia. Tutti gli economisti riconoscono, lo stesso Fondo Monetario, che oggi servirebbero degli investimenti per rilanciare economia e occupazione. Poi, casomai, quando l'economia va bene, si può pensare a tagliare la spesa pubblica, sicuramente non in un momento di crisi, di recessione come quello che stiamo vivendo adesso. Fassina, buonasera, ma anche lei è contro il pareggio di bilancio? Non è una novità, nel senso che abbiamo presentato anche emendamenti alla riforma del Senato per provare a modificare l'articolo 81 della Costituzione. Ma voi come in Grecia, come in Siriza? No, noi come in Italia, è una norma, la formulazione attuale dell'articolo 81 è frutto di un paradigma sbagliato che aggrava la malattia invece che curarla, aggrava le condizioni del lavoro, dell'economia e quindi anche del debito pubblico, e andrebbe preso atto soprattutto da parte di coloro che insistono sulle cure di austerità che producono il risultato sbagliato. Ah, mentre il governo cambia la Costituzione, anche voi volete cambiare la Costituzione, non fate confusione. Noi vogliamo cambiare un cambiamento peggiorativo che è già stato fatto. Aver introdotto il pareggio di bilancio in Costituzione, che non c'era nella nostra Costituzione, è stato un modo per peggiorarla. Del resto in Europa non l'ha fatto quasi nessun altro, quindi non è proprio il massimo della vita aver inserito questo vincolo. Ma forse gli altri non ne avevano bisogno, ma in ogni caso è un errore di fondo proprio, perché in questa fase bisogna applicarla la Costituzione e bisogna applicarla laddove bisogna estendere i diritti e laddove bisogna fare ripartire gli investimenti, avere anche un intervento pubblico dove è necessario nell'economia e avere anche una responsabilità sociale dell'impresa. Cosa vi aspettate del decreto di Natale sull'articolo 18? Ma io non mi aspetto assolutamente nulla di particolare. Hanno votato in Parlamento, mi sembra che il lavoro che in Commissione sia stato fatto ha peggiorato quello che era la proposta iniziale, perché inizialmente dell'articolo 18 non si parlava neanche, quindi poteva essere una cosa lasciata aperta alla discussione. Oggi siamo di fronte al fatto di un provvedimento votato che indica in questa nuova forma di lavoro il fatto che in quella di sicuro si va al superamento dell'articolo 18, quindi chi diceva che si superava l'apartheid in Italia, siamo di fronte in realtà a sancire che ci saranno due diversi lavoratori, qualcuno che fino a che al lavoro avrà un diritto e tutti quelli nuovi assunti che quel diritto lì della tutela e licenziamenti non ce l'avranno mai, quindi non mi sembra una grande prospettiva e valuteremo, siccome sono stati in un qualche modo costretti, no? Dopo lo sciopero, dopo la sua riuscita a convocare anche i sindacati, cosa che hanno detto che non avrebbero mai fatto, vedremo domani se si è di fronte solo a qualche informazione per poi procedere come ritengono opportuno o all'apertura vera di un confronto, questo si valuterà. Per quello che mi riguarda, la domanda che viene dagli scioperi, dalle piazze, dal consenso è quella di cambiare quei provvedimenti. Anche voi volete cambiare la Costituzione? Credo che sia stato un errore, che più che un errore una valutazione sbagliata, come sbagliata è stata la politica che ha fatto l'Europa, costruita sull'austerità e sul rigore, che come si è ampiamente dimostrato ha continuato a determinare il mantenimento della crisi invece che il suo superamento.